Bentornati a questo nuovo appuntamento con Update Espresso e innanzitutto buon anno. Le attese dei principali operatori economici per l'inizio del 2020 erano orientate al mini accordo tra Stati Uniti e Cina, annunciato già da dicembre. Accordo che effettivamente è avvenuto e che è stato siglato puntualmente. L'anno però si è aperto con una sorpresa molto importante che ha rischiato di mandare in fibrillazione non solo i mercati finanziari, ma l'intera economia globale. Il 3 gennaio l'uccisione del comandante iraniano da parte statunitense e la reazione iraniana hanno fatto temere il peggio su una nuova emergenza Medio Oriente, semmai ce ne fosse bisogno. Ma ritorniamo al mini accordo, oppure il Phase One Deal tra Stati Uniti e Cina. A noi piace molto la definizione che ne ha dato l'Economist in questi giorni in uno dei suoi commenti, definendolo an uneasy truce. Cioè una tregua scomoda, una tregua non particolarmente facile. Se in effetti la tregua ha diversi aspetti positivi, ovviamente ci sono tutta un'altra serie di altri aspetti che vanno approfonditi e le cui conseguenze non è scontato che siano positive. Ma restiamo un secondo sugli aspetti positivi. Gli effetti positivi da dove deriveranno? Beh, meno dazi annunciati, che quindi non ci saranno, una riduzione parziale di quelli esistenti ed è chiaro che quindi questo riagevolerà di nuovo gli scambi. Inoltre, l'accordo contribuisce a ridurre quella che era stata una forte incertezza che si era riflessa sul commercio internazionale. Allo stesso tempo c'è da dire che però ci sono ancora 250 miliardi di dollari di beni che subiscono un dazio del 25% in import dagli Stati Uniti rispetto alla Cina. Quindi la tregua è solo parziale, alcuni dazi rimangono e alcune delle incertezze ad esse legate non vanno sostanzialmente a scomparire. Bisogna inoltre evidenziare che quelli che saranno gli effetti positivi sull'economia americana e quindi sull'economia globale e sul commercio internazionale saranno degli effetti che finiranno con l'essere compensativi rispetto alle ripercussioni negative che queste tensioni commerciali finora avevano avuto soprattutto sull'economia americana. Ma gli effetti negativi o i potenziali effetti meno positivi dell'accordo non si esauriscono qui. Nell'accordo infatti la Cina si impegna ad acquistare 200 miliardi di dollari di beni aggiuntivi dagli Stati Uniti nei prossimi 2 anni. Nell'accordo si è andato anche abbastanza in dettaglio, 75 miliardi di dollari di questi beni saranno prodotti industriali, 50 miliardi di essi proverranno dall'energia, 40 miliardi saranno in prodotti agricoli e tra i 35 e i 40 miliardi riguarderanno i servizi finanziari. Ora è chiaro che questo ovviamente genererà un effetto positivo sulle esportazioni americane, ma qualche dubbio sorge su quanto realistico possa essere questo impegno da parte della Cina. Ad esempio, in termini di prodotti agricoli, non è detto che la produzione statunitense possa tenere il passo per soddisfare tutte queste importazioni cinesi. Quindi, in alcuni casi, ci potrebbe essere semplicemente un riorientamento delle esportazioni americane verso altri paesi per soddisfare la nuova domanda, cinese. Un caso, particolarmente curioso è quello relativo alla voce noci. In particolare nell'accordo si prevedono 2 miliardi e mezzo aggiuntivi quest'anno di esportazioni di noci dagli Stati Uniti in Cina e il Financial Times, che ha cercato di andare a vedere un po' di numeri in chiave storica, ha scoperto che nel 2012 è stato toccato un livello record che corrisponde circa a 350 milioni di dollari di export di questo bene. Quindi da qui a 2 miliardi e mezzo ce ne potrà volere. Vi sono infine due ulteriori aspetti che possono generare dubbi. Gli Stati Uniti hanno deciso di lasciare i dazi, come abbiamo detto prima, su 250 miliardi di dollari di beni, perché in realtà questo primo accordo deve essere la strada che si spiana verso un accordo più ampio, il cosiddetto Phase Two Deal, dove sostanzialmente dovranno essere indirizzate delle questioni più spinose e che si è deciso di non includere in un accordo unico che tardava a concretizzarsi. In particolare, qui ci sono la questione di tutti i sussidi che i cinesi offrono ai propri colossi pubblici industriali ed inoltre c'è poi tutto il tema della sicurezza, che in ultima istanza, e questo non è banale, può essere ricondotto anche al campo della leadership tecnologica a livello globale nei prossimi anni.
Ora le parti si sono impegnate ad annunciare che inizieranno più presto il dialogo su tutto questo, alcuni dubbi rimangono e nella misura in cui questo non avverrà, rimarrà ovviamente questa tregua parziale a cui non seguiranno ulteriori fatti. Difficile per il momento fare delle stime accurate, però è chiaro che paesi come la Germania e anche l'Italia, che nel mercato cinese hanno insomma degli sbocchi importanti, in particolare in alcuni settori, ne potrebbero essere penalizzati, in particolare quando pensiamo ai prodotti industriali. Abbiamo aperto questo update espresso parlando di Iran, lo chiudiamo parlando sempre di Iran. Ci sono alcune speculazioni relative al fatto che gli Stati Uniti abbiano proposto all'Europa di soprassedere su dei dazi nei confronti dei paesi UE se l'Europa avesse offerto un maggiore supporto nella lotta contro l'Iran, in particolare relativamente alla vicenda che si è sviluppata nei primi giorni di gennaio. Ci saranno ancora molte puntate su questa saga, cercheremo di tenervi ovviamente aggiornati nei prossimi numeri di Update Espresso, in particolare in termini di implicazioni per l'export italiano, e al prossimo appuntamento con Update Espresso.